Cercando di renderli più ampi, non nel senso di una partecipazione quantitativa, ma nel senso di una realizzazione qualitativa. I progetti sono due, l'educazione ai sentimenti e no agli stereotipi di genere, ma la prima fase di questo nostro incontro, prima di sentire i ragazzi, vedrà un atto a cui teniamo moltissimo, perché come dire, ci sembra che il lavoro che si fa nelle scuole e che spesso si fa, anzi sempre si fa con l'appoggio e con l'intervento sapiente delle docenti, quindi, diciamo così, quelle che siamo noi, non siamo troppo sapienti, ma insomma ci siamo anche noi, quindi è un atto ufficiale a cui teniamo moltissimo. C'è la firma del protocollo d'intesa tra la Presidenza e quindi il Consiglio regionale della Campania e il manager della Napoli regionale. Non posso nemmeno dire come questa cosa, tanto che compresa Napoli 1 Centro, cioè insomma il dottore Verdolino è per noi un punto di riferimento per le tante cose che si realizzano nella regione di Campania, anche grazie al suo intervento. Quindi è un protocollo di intesa grazie al quale gli operatori dell'ASL Napoli 1 andranno nelle scuole e approfondiranno questo percorso, che non è solo la lotta contro la violenza, ma è quello che viene detto, cioè la prevenzione della violenza, e per inserire nei percorsi didattici e quindi nei saperi che la scuola propone un atteggiamento pacificato, come mi viene da dire, una lotta a quello che oggi sta diventando il problema più grave, cioè una violenza insopportabile che non è solo quella maschile contro le donne, ma stamattina siamo qui per questo, è la violenza diffusa nella società contro la quale davvero vogliamo lottare e vogliamo andare avanti. Quindi la nostra Presidente, con il dottor Verdolino, adesso
apporranno la firma su questo protocollo d'intesa che per ora riguarda solamente Napoli, Asia e Napoli, Napoli, ma cercheremo poi di allargarlo anche al territorio avellinese, qualche scuola è qui presente e quindi ci sembra giusto realizzare anche un protocollo d'intesa con Avellino e con gli altri territori della regione. Dottore Virgilio, mi aiuti perché non ho una buona visibilità. Come ci ricordava Laura Capobianco, che è la responsabile di questo progetto molto interessante rivolto alle scolaresche, che riguarda l'educazione ai sentimenti, e noi abbiamo cominciato questa mattinata con un'azione simbolica, l'inaugurazione della panchina rossa anche all'interno dell'istituzione massima della Campania, il Consiglio regionale. Credo che nonostante l'ottimo lavoro che il Consiglio regionale della Campania in questi 4 anni e mezzo ha svolto in sinergia con la Giunta regionale della Campania a favore e a vantaggio delle donne vittime di violenza e dei figli vittime di violenza assistita, tante le leggi approvate in questa legislatura, tanti i provvedimenti licenziati dalla giunta regionale con sostegni concreti, corposi, che si aggiungono a quello che è l'intervento ancora più importante di queste ore del governo nazionale a sostegno delle vittime di violenza e dei loro figli, un sostegno che riguarderà un percorso di uscita dalla violenza per le donne che ne sono vittime, nel caso di femminicidio per i figli orfani che contemporaneamente, ragazzi, come voi sapete, rimangono orfani nel 99% dei casi di madre perché morta ammazzata per mano del compagno della vita che diceva di amarle, e del padre che viene assicurato alle padre in galera. Ecco, pensate la difficoltà di tanti vostri coetanei nel trovarsi in una situazione drammatica come quella che stanno vivendo e che tentano di superare grazie all'amore della famiglia, dei nonni, degli zii che se ne prendono cura, ma quanto è difficile dover affrontare un percorso da un lato così doloroso, dall'altro così complicato, perché devono continuare a vivere la loro vita, il loro percorso di studi, la loro formazione, e dunque hanno bisogno di sostegno. Lo abbiamo fatto con i provvedimenti della giunta regionale, interviene oggi una misura molto importante del governo nazionale, proprio perché c'è bisogno di tutto, della formazione, di cure psicologiche. Qui vedo e voglio salutare la presidente dell'Ordine degli Psicologi della Campania, Antonella Pozzaotta, che conosce profondamente queste tematiche perché ci lavora da anni e ci accompagna nel percorso della nostra attività legislativa come supporto importante e significativo. Ebbene, stamattina avete già avuto modo di apprezzare il primo segmento di questa iniziativa della consulta regionale per la condizione della donna, che è questo protocollo d'intesa, un protocollo importantissimo che parte dall'ASL Napoli 1
diretta dall'ottimo dottore Verdoliva, che sta conducendo un lavoro molto faticoso di riorganizzazione di tutta l'offerta sanitaria territoriale e ospedaliera della capitale del Mezzogiorno, di Napoli, e avere la sensibilità di essere con noi stamattina la dice lunga sulla capacità manageriale che si coniuga molto bene con la capacità di rispondere anche con una sensibilità forte a quelle che sono poi le istanze e i bisogni di una comunità fragile, come comunità fragile sono appunto le vittime. Di violenza parliamo delle donne stamattina, faceva bene a sottolineare Laura, ma delle violenze, perché noi stiamo affrontando nel periodo nel quale viviamo oggi tanti tipi di violenze, ed è il motivo per il quale in sesta commissione consiliare permanente stiamo facendo un lavoro molto importante di riordino di tutta la materia che riguarda la violenza e le violenze, quindi la violenza sulle donne e gli altri tipi di violenza legati anche al mondo LGBT, per licenziare un unico testo di riordino, dunque dicevo, di tutta la normativa, per offrire, va bene, alla comunità della Campania una legge regionale a mo' di legge quadro che possa essere una risposta concreta, che costruisca percorsi codificati per l'uscita dalla violenza, dalle violenze. Questo lavoro si continuerà anche fra un po' in sottocommissione che ho l'onore di presiedere, nella quale sottocommissione stiamo lavorando in maniera bipartisan. Non c'è colore politico che tenga, maggioranze, opposizioni, quando ci sono temi così importanti che afferiscono alla capacità di una comunità di definirsi civile, i colori politici non contano più, conta l'impegno, la capacità di mettere in campo sinergie per licenziare il migliore testo possibile, che ovviamente offriremo anche ai contributi che mi auguro arriveranno da tutti i soggetti che interagiscono con noi e che vorranno dare un anno. Detto questo, e voglio andare a concludere ringraziando la nostra Presidente D'Amelio per il gesto compiuto stamattina del protocollo e per la sua presenza sempre molto importante su temi così delicati, perché vedete, se ancora c'è una giornata come il 25 di novembre, la giornata internazionale per il contrasto al fenomeno della violenza sulle donne, significa che noi stiamo continuando a vivere un'emergenza sociale. Quindi finché avremo l'esigenza di celebrare quella giornata, significherà che l'emergenza sociale non è superata. E allora se le leggi, ve le ho citate prima, ma molto contano le azioni, i gesti, anche simbolici, come quello stamattina della panchina rossa, che voi sapete il simbolo del posto occupato. Da chi? Virtualmente da tutte quelle donne che sono morte ammazzate, alle quali vogliamo dare onore attraverso il simbolo della panchina, e con la quale panchina noi vogliamo anche lanciare un monito, soprattutto alle giovani generazioni. Stiamo lavorando con voi da 4 anni e mezzo, perché come diceva Laura, c'è bisogno di un'educazione ai sentimenti, c'è bisogno di un'educazione al rispetto e al riconoscimento dell'altro. I generi diversi devono essere riconosciuti reciprocamente come una ricchezza, non come un limite. Finché non ci sarà questo, non ci sarà mai la vera cultura della pari opportunità. Ecco perché noi insistiamo a lavorare con voi e ringrazio i vostri docenti, i vostri dirigenti scolastici che vi accompagnano in questo percorso didattico e di vita, perché è grazie a loro che noi possiamo fare qualcosa per voi, grazie alla loro disponibilità nei confronti delle nostre sollecitazioni. È inutile che stamattina vi vado a sciorinare i numeri da brivido: una donna ogni 3 giorni viene ammazzata nel nostro paese e purtroppo anche nella nostra regione. Questo è il sintomo di una società malata, e se una società è malata c'è bisogno della cura,
e la cura principale è il cambio di passo culturale. Stamattina siamo qui per parlare esattamente di questo, grazie alla vostra attenzione e al vostro impegno. Io sono sicura che voi ragazzi, che siete ragazze di oggi, sarete gli adulti, i genitori, la classe dirigente di domani, sicuramente migliore di quella che abbiamo saputo rappresentare noi, se ce lo permettete, anche per l'impegno che continuiamo a profondere per la vostra crescita. In bocca al lupo e conservatevi ragazzi nella vostra capacità di dare attenzione a questi temi. E ricordatevi, il sentimento del rispetto insieme a quello della solidarietà deve vivere in voi e con voi se volete superare le difficoltà della società nella quale state vivendo. Oggi c'è una spinta all'odio, all'egoismo. Voi, se volete sconfiggere questa spinta, li avete visti quei movimenti, si sono autodefiniti sardine, no? Che sono nati spontaneamente per rappresentare la voglia di andare contro quello che a loro non piace, che è esattamente questo, l'odio, l'egoismo, l'idea di avere una società, va bene, che piuttosto che guardare avanti con fiducia deve mettere in campo la paura dell'altro. Voi vi dovete atteggiare esattamente così, con una spinta positiva dovete avere il sorriso sulle labbra e prendere tra le vostre mani la capacità di costruire il vostro destino. Io ve lo auguro di cuore, in bocca al lupo ragazzi. Essere in quest'aula è la prima volta in assoluto per me, questa è l'aula del Consiglio regionale dove veramente si discute del futuro dei cittadini di questa regione, quindi devo dire, tutto poi dalla parte del tavolo, devo dire, fa venire veramente il brivido, non so che fa venire il brivido, perché vedo tanti giovani e tante giovanissime ragazze e questo è un argomento importante. Io sono il direttore generale dell'azienda sanitaria locale Napoli 900. Un minuto per dire che cos'è questa azienda. Questa azienda è un'azienda con la A maiuscola che è al servizio di 1 milione di cittadini della città di Napoli e dell'isola di Capri a Napoli. Quando parlo di servizi non parlo soltanto dei 7 ospedali che caratterizzano le nostre competenze, il Pellegrini, il San Paolo, l'ospedale del mare, gli incurabili, Loreto Mare, Capri, prima ancora la Scalini, poi l'Annunziata, poi San Gennaro, poi gli incurabili, ma significa anche servizi sul territorio, distretti, le vaccinazioni, gli screening per i tumori, la riabilitazione, tutti i privati accreditati che erogano sanità in questa azienda sono sotto le nostre verifiche e il nostro governo. Un governo che gestisce un bilancio di 1.200.000.000 di euro nostri. La veterinaria, perché noi siamo il centro regionale di riferimento per la cura degli animali, tutti gli animali, delle dipendenze, non solo della droga, ma anche tutto quello che è dipendenza oggi, il Dipartimento di Salute Mentale. È un'azienda complessa e complicata e vi devo dire l'affronto con grande serenità perché ci sono 10.000 tra donne e uomini che 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno mi permettono anche di dormire di notte con la testa sul cuscino perché so che gente che è al lavoro per garantire salute. Oggi questo argomento è di particolare importanza, l'ho affrontato già diversi anni fa quando ero direttore generale del Cantarelli, abbiamo fondato il centro d'asse con la professoressa Reale e con l'assessore Chiara Manciani sull'interessamento del presidente De Luca. È stato un momento molto forte e tenete conto che in quel centro arrivano circa 180 donne maltrattate, offese, picchiate, ma soprattutto lacerate nell'animo, dentro, perché la violenza non è solo quella del pugno, non è solo quella del calcio, ma anche un piatto sbattuto forte.
e anche un non parlarsi a tavola, e anche denigrare quello che la vostra mamma, la vostra sorella, la vostra nonna fa, magari anche con amore, per non dire che per niente di più. La panchina rossa è un simbolo, perché a volte le battaglie si fanno anche con i simboli. Io la panchina rossa che abbiamo inaugurato a Carrarelli un paio di anni fa, non ci si siede nessuno perché la gente gli brucia il mazzo. Quella panchina è forte, è fortissima, e quello che vuole dire è: c'è stato un atto di violenza. Oggi Don Gennaro Matino a Radio CRC diceva: non mettiamo il nome della donna che ha subito violenza, cominciamo a mettere i nomi di chi ha fatto violenza, per metterli alla gogna, magari anche fotografie. Mettiamo un pulsante e invitiamo qualcuno a premere click, perché quei click hanno fatto suicidare le donne, perché c'è un uomo che le ha ricattate mettendo in rete dei video che diventano virali. Lo dice uno che fa comunicazione, che si sbatte dalla mattina alla sera per far arrivare le buone notizie, vi assicuro che ce ne sono tante. Basta invece un video strano, particolare, che dovrebbe farvi dire solo i brividi a vederlo, e invece diventa virale, lo cliccano milioni di persone. Come si fa? Ma non è una cosa veramente orribile. Allora, io sono molto fiero di essere stato invitato, sono onorato e orgoglioso di essere direttore generale di un'azienda così grande, complessa, complicata, perché se riuscissimo a fare anche noi, e lo facciamo, e assicuro che lo facciamo, un pezzo del nostro lavoro fatto bene, e probabilmente saremo riusciti anche a salvare una vita, o almeno a migliorarla. Concludo invitandovi ad innamorarvi di chi vi dà amore. Grazie. Dottor Montolivo, per le parole che hanno espresso in merito al tema che stiamo trattando oggi. Ricordare la violenza di genere è fondamentale, credo, ogni anno. Essere qui significa aver unito le forze per poter continuare questa battaglia, che certamente sarà lunga, però in cui noi crediamo e speriamo veramente di modificare le cose. Questo fatto di avere due progetti come consulta ha un grosso significato. Significa soprattutto credere che un'educazione di genere sia fondamentale in questa società così fluida, in questa società così complessa. Bisogna lavorare sui sentimenti, bisogna lavorare sugli stereotipi che spesso vengono intesi in senso negativo, ma lo stereotipo è un modello, no? Che noi utilizziamo per rappresentarci il mondo, ma che talvolta poi viene utilizzato male, e quindi lo stereotipo può diventare pregiudizio, può diventare stigma e può generare violenza. Perché non avete chiari quali siano i ruoli all'interno della famiglia, quale sia il ruolo maschile e femminile, porta a uno scontro ormai tra le due entità, maschile e femminile, e questo scontro genera spesso e volentieri femminicidio, violenza. Allora, per impedire la violenza dobbiamo lavorare sull'educazione, dobbiamo credere in voi giovani, dobbiamo credere che anche noi modifichiamo i nostri stereotipi, perché noi che siamo adulti abbiamo dei modelli nei quali navighiamo, abbiamo dei modelli all'interno dei quali ci muoviamo e interpretiamo probabilmente ancora male il nostro ruolo femminile. E io mi rivolgo proprio alle donne a dire: quante difficoltà abbiamo a sentirci donna, a trovare il nostro ruolo all'interno della famiglia e della società, quanti sensi di colpa, no?
a dedicarsi più al lavoro e non ai figli, oppure viceversa a donne che scelgono la carriera e non vogliono figli perché hanno fatto una scelta e si sentono in colpa. Questo è tutto collegato a uno stereotipo che era un vecchio stereotipo, quella della vecchia famiglia patriarcale, no? Dove c'era l'uomo che comandava, la donna era sottomessa ed era, tra virgolette, l'angelo del popolare. Allora, niente, ribadisco l'importanza di fare progetti che spingano, favoriscono la pedagogia di genere, l'educazione di genere. E dopo lascio la parola alla collega, alla consigliera Neo, che è stata con me in tutto questo lavoro complesso di fare progetti. Noi invece che con le scuole abbiamo lavorato con gli studenti universitari per avere un altro spaccato di questa società. Gli studenti universitari che hanno prodotto dei video che chiunque può andare a vedere sulla nostra pagina Facebook, Consulta Femminile Regionale, Regione Campania, adesso si chiama così la nostra. Quindi andate a visitare la nostra pagina Facebook, vi invito, pure perché questi video sono interessanti. E adesso se ci aiutano, abbiamo, proiettiamo il video che è arrivato primo per la giuria. Allora, però volendo dire che alcuni video non sono stati giusti rispetto agli stereotipi, questo ci ha fatto capire che bisogna ancora lavorare, no? E stranamente un video che possiamo dire, tra ripeto non ve lo mostro, ma non idoneo, è arrivato primo come like, cioè il pubblico ha premiato un video che è errato nel concetto di stereotipo, quindi per farvi capire quanto ancora dobbiamo lavorare. Invece vi mostro il video che è arrivato primo per noi della giuria. Intanto buongiorno a tutti, noi abbiamo unito le nostre forze, i nostri progetti sia per l'educazione alle emozioni che per il contrasto agli stereotipi di genere, proprio perché in Regione Campania, con l'assessorato alle varie opportunità, con la consigliera Raia, con gli organismi di parità, abbiamo un fine unico, quello di lasciare un percorso, una, come dire, di sensibilizzare, di divulgare, di migliorare le condizioni attuali. Riteniamo che gli stereotipi siano colpevoli di un ritardo, di un rallentamento dell'autonomia delle donne, dell'emancipazione delle donne. Sono indicatori di modi di pensare perpetuati nel tempo, ereditati in famiglia, che modificano la realtà. E quindi noi abbiamo, lo scorso anno abbiamo realizzato un progetto rivolto agli studenti delle università della Regione Campania, delle accademie, perché gli studenti realizzassero un video per porre in evidenza, porre in luce lo stereotipo. È stato un progetto ambizioso, molto forte, ed è la prima volta che abbiamo lavorato con gli studenti universitari. Io personalmente ho rinunciato alla vacanza estiva 2 anni fa per realizzare questo progetto, e quindi è stata poi una sfida vedere arrivare alla fine, come dire, vedere realizzato questo progetto. Ora con il nuovo anno intendiamo lavorare sugli stereotipi, perché dai video dello scorso anno sono 12 i video che sono arrivati, che sono stati poi come dire in concorrenza, quindi abbiamo fatto un bel bando, abbiamo chiuso con un bel concorso. E alcuni video vanno decostruiti, e quindi insieme alla sociologa Giovanna Truda, che è qui presente dell'Università di Salerno, insieme ad altri relatori, il dottore Andra, la professoressa Iarone, insieme a tutti lavoreremo perché si decostruiscano gli stereotipi.
E poi ovviamente è un problema culturale, anche, cioè, noi lavoriamo perché secondo me bisogna partire da un'educazione paritaria e voi che siete giovani europeisti dovete impegnarvi per abbandonare gli stereotipi, non potete essere giovani in Europa ed essere ancora trascinati dietro gli stereotipi. E quindi ecco, questo è il mio augurio di vedere in voi un cambiamento culturale. Dobbiamo, ieri è stato il giorno dell'eliminazione della violenza contro le donne, due giorni fa abbiamo sentito per televisione quella storia bruttissima accaduta a Partinico. Ecco, e allora noi antropologicamente e biologicamente siamo uomini, però per umanizzarci dobbiamo fare un percorso di incarnazione. Non è possibile ascoltare storie di una violenza così efferata, e quindi basta violenza, sia l'educazione, e partiamo da voi, da un'educazione paritaria. Grazie. Tutti ci vuole regalare un progetto sulle problematiche della violenza di genere, attraverso ciò che ci appartiene di più, il mondo della musica. Il nostro percorso ci ha portato ad analizzare testi di canzoni più o meno famose, che parlano di uomini e donne in vario modo. Dopo una lunga e puntuale ricerca, abbiamo selezionato alcune canzoni che ci sono sembrate più significative. Ve le faremo ascoltare, accompagnati dal professor Carlo Manguso alla chitarra. Iniziamo con quelle che presentano una donna maltrattata e sottomessa, partendo dalla canzone di Marinella, una canzone che non è nata per caso, ma per raccontare la storia di un femminicidio, quello di Maria Boccozzi, avvenuto nel gennaio 1953. Era una giovane prostituta che fu uccisa e massacrata lungo un torrente. De André ha voluto fare di questa triste storia, con l'aiuto della musica, una poesia d'amore dal tono fiabesco. Si prega di applaudire solo al termine dell'esecuzione. Grazie. Le parole della canzone Donna di Mia Martini. In entrambi i casi si parla di una donna violata, sottomessa, offesa. Ci siamo chiesti dove è cominciata questa storia, perché le donne sono sempre trattate male, e la risposta ce l'hanno data le canzoni. Le donne sono sempre state considerate esseri fragili, stupide, oggetti graziosi da tenere in scacco. Ascoltate le parole di Giuseppe Verdi, scritte nell'Ottocento, e quelle di un cantautore dei giorni nostri. Hanno in comune una mentalità che svilisce la donna e la relega alla superficialità. La donna è immobile, qual più mal vento,
È necessario che le donne trovino il coraggio per ribellarsi e difendersi da una società che vuole dominarle in tutti i modi, persino uccidendole. Canzoni come Combattente e Senza Appartenere, così come altre di giovani cantautrici dei nostri giorni, ci mostrano una donna pronta al cambiamento, che non ci sta più ad essere schiacciata. Della parrocchia. Quando ho fatto la parte della Madonna. Quando stavi solo tu in scena. Veramente, guardavano tu quando a me. Non me ne sono accorta. Devo dire a padre Gabriele di taglia la parte. Ma il problema non è la parte. Il problema è il trucco. La Madonna sta senza trucco. Ma che trucco io? E così mi ha truccata lui. Adesso per strada mi guardano tutti. Lui dice che mi valorizza. Lui dice sempre che mi vuole uccidere. E io dico... Amore, ma se mi uccidi, dopo a chi picchi?
L'altra sera ho fatto tardi tornando da lavoro. Lui dice che è sempre la solita storia e chissà con chi ero stata. Allora ho promesso che mi licenzio, così se sto a casa non faccio più tardi. Lui dice sempre che mi vuole uccidere e io dico: amore, ma se mi uccidi, dopo a chi picchi? Antonio è molto tifoso e quando la sua squadra del cuore perde vorrebbe spaccare tutto. Non lo fa perché il televisore è nuovo e l'abbiamo pagato per un sacco di soldi. E allora anche a me. Lui dice che il calcio fa bene alle ossa, però io non sono convinto. Lui dice che sono una cosa sua, come la macchina. Per questo mi ha buttato la benzina addosso. È un uomo distratto. Dopo si è accesa una sigaretta e mi ha buttato l'accendino addosso. Lui diceva sempre che mi voleva uccidere. Che uomo però è stato di parola. Nel secondo monologo abbiamo voluto evidenziare i pregiudizi culturali che in passato hanno fatto giustificare molti atti di violenza. Com'è vestita? Cosa? No, non lo so, aspetti, sì. Avevo un vestito nero, mi aveva accompagnato a comprarlo la mia amica Simona. Lei però quella sera non c'era, il padre non aveva fatto uscire. Per fortuna lei non c'era. Signorina, non divaghiamo. Si diceva, il vestito era nero, bene. Era scollato questo vestito? No, non lo so, non ricordo. Va bene, andiamo avanti. Il vestito era corto? No. Ma cosa vuol dire? Cosa c'entra questo? Signorina, la domanda è semplice. Il vestito era corto oppure no? Signor carabiniere, ma cosa vuole? Che cosa mi sta chiedendo? Scelga le parole giuste, esatte, precise e colpisca un'altra volta. Le parole sono importanti, le scelga bene. Vuole dire che la colpa è mia, che me la sono voluta, che me la sono cercata. Solo perché ho indossato un vestito nero, sono una puttana, avrebbe fatto differenza. Perché non mi chiede com'era vestito l'animale che mi è saltato addosso? Ricordo perfettamente i jeans, il colore della camicia, come ricordo i no ripetuti una, 10, 100 volte. No, è una parola semplice, dovrebbero capirla tutti. Appunto, le parole sono importanti. Il suo sogno d'amore, che diventerà sempre più drammaticamente un incubo. Mi chiamo Maria e credo nell'amore. Ho 18 anni e a una festa ho conosciuto uno che è un incrocio fra Bad Beat e l'opera che ha fatto il controsoffitto a casa mia. Io sono molto più bassa di lui, però mi piace un sacco. Ciao, piacere. Mi chiamo Gennaro. Maria. Maro, Mario, come si bella. Grazie. Ma perché dimmi ma non ti si sente? Come non si sente? Capisci, io attraverso il profumo devo comunicare che sono un uomo che non deve chiedere mai, eh. Ah, quindi se ammasci te lo devo chiedere io. Sarebbe meglio. Andiamo bene. Mi chiamo Maria e credo nell'amore. Alla fine con Gennaro ci siamo fidanzati. Mamma mia, quanto è bello. Insomma, sono meglio io, Però non lo so, col suo carattere introverso, il suo modo di fare, mi piace, amore. Amore. A me Gianni mi piace tanto. Stare con lui è figo, è divertente. Certo non è il tipo che ti regala il fiore o l'anello, quello no. Però è tenero, una volta ho provato anche a scrivermi una poesia. Se ti bacio divento pazzo. Mi sudano le mani e divento pazzo. È proprio questo il mio sollazzo. E quindi, amore... Ecco, amore, va benissimo, molto bella. Ti piace? Sì, sì. E dice, appena scrivo una... No, no, come avessi accettato. Mi chiamo Maria e credo nell'amore. Mi ha chiesto di sposarlo, a momenti casco dalla sedia. Da piccola guardavo i film americani con quelle storie d'amore e mi emozionavo. Io sono fatta così. Sognavo l'abito bianco, gli anelli con i nostri nomi, il viaggio di nozze. Il mio sogno d'amore che si realizza. Amore... Amo, ma sposarsi è proprio un passo obbligatorio. È una cosa che si deve fare. E poi, prima di tutto, se ne vanno un sacco di soldi. E a pranzo devi invitare persone che nemmeno conosci e che nemmeno sopporti.
Ma perché fai, non li inviti? Mi chiamo Maria e credo nell'amore. Però la vita di coppia me la pensavo meglio. Cioè, lui mi vuole tanto bene, però è sempre più geloso. Mi arriva un messaggio, mi strappa il telefono da mano e vuole sapere chi è. Per carità, se è geloso vuol dire che ci tiene e a me fa pure piacere. Però mi sembra tutto un po' troppo. Ma questa si è messa in testa di andare a lavorare. Ma che bisogno c'è? Tanto a lavorare ci vado io. Poi sta tutta una giornata fuori casa. Io non mi sono sposato una ballerina. A me di fare la commessa mi piace. Con le ragazze ci ammazziamo dalle risate. Ieri ho perso tempo con una signora grassa che non le stava niente. Però era simpatica. Ho fatto tardi e sono tornata a casa alle 9. Ma lo sai che sono le 9? Io devo mangiare, poi devo anche uscire. Appena è tornata a casa gli ho dato uno schiaffo, boom, dritto in faccia. E gli ho detto te la devi far passare questa voglia di fare la spiritosa e di fare come ti dice la testa. Mi chiamo Maria e credo nell'amore. Era nervoso, il carattere è suo. Magari me la so cercata io, è solo colpa mia. Che poi mi ha chiesto scusa, mi ha regalato un mazzo di rose e ha giurato che non lo rifà più. Certo che ogni volta con quelle manone mi fa vedere le stelle. Comunque il lavoro l'ho lasciato, così lui non si dispiace. Tu forse non l'hai capito, che sei mia! Sei mia! E devi fare quello che dico io, se no non lo so più come va a finire. Mio marito mi picchia abitualmente. Se mi trucco troppo, un ceffone. Se mi vesto bene, un ceffone. Anche se lo faccio per lui. La mattina spero che non si svegli assorto, se no la sera so dolori. Non me l'ero immaginato così. Mi chiamo... nemmeno me la ricordo più come mi chiamo. Ma questa stronza si è messa, un giorno è andata dai carabinieri e ha detto che io la maltratto e che addirittura gli faccio anche la violenza psicologica. I lividi e i bocci se li è fatti da sola. È lei che mi ha ingannato, è lei che sta in torto, è una pazza! Non è colpa tua, così mi hanno detto. Non è colpa tua, mi hanno detto così. Tu te la sei cercata! Non è colpa mia. Ma che torniamo a casa, te lo faccio capire a calci. Non è colpa mia. Amò! 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 Io forse ho sbagliato perché non ho avuto il coraggio di rincorrere i sogni che avevo per la testa. Ma non ho sbagliato quel giorno ad andarmene via. Arostai! 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 Non è colpa mia. Non è colpa mia. Mi chiamo Maria e credo nell'amore. Ed ora so che non è vero che per ogni donna c'è un marito. Fisica, può essere anche psicologica e riguardare una famiglia benestante. In questo brano tratto da Casa di bambole di Ibsen, Nora visti bella e prende in mano il suo destino. Tu non mi capisci, e io pure non ti ho mai capito fino a questa sera. Ti prego non interrompermi, ascolta quel che ti dico. È una resa dei conti. Eccoci qui, siamo uno di fronte all'altro. Non ti sorprende una cosa? Siamo sposati da 8 anni e oggi, per la prima volta, stiamo parlando di cose serie. Da quando ci siamo conosciuti, non ci è mai capitato di vedere insieme il fondo delle cose. Non abbiamo mai parlato di argomenti importanti. Prima mio padre, e adesso tu. Non mi avete mai amata. Vi siete divertiti ad essere innamorati di me. Quando abitavo con mio padre, lui mi comunicava tutte le sue idee e quindi quelle idee erano le mie. Mi chiamava la sua bambolina e giocava con me, proprio come io giocavo con le mie bambole. Poi vieni in casa tua. Dalle mani di mio padre passi alle tue mani. Tu regolasti ogni cosa secondo il tuo gusto, che condivisi facendolo mio. Se mi guardo indietro, mi sembra di aver vissuto qui come una mendicante, alla giornata, ma eri tu che volevi così. Tu e mio padre siete molto colpevoli verso di me. È colpa vostra se io non sono buona a niente. Come
dici che sono ingrata? Che sono stata felice qui? Che non mi è mai mancato niente? Ho creduto di essere felice. Sono stata allegra, ecco tutto. La nostra casa non è mai stata altro che una stanza da gioco. Qui sono stata la tua moglie bambola, come in passato ero stata la figlia bambola di mio padre. E i bambini sono stati le bambole mie. Quando tu giocavi con me, io mi divertivo esattamente come si divertivano loro quando giocavano con me. Ma ora il tempo dei giochi è passato, è tempo di cambiare. Devo pensare a me e bisogna che lo faccia da solo. Non posso più restare con te. Come? Dici che sono una povera illusa? Che non ci riuscirò? Che non sono buona a niente senza di te? Non me ne importa nulla. Non me ne importa proprio nulla. No, nemmeno di quello che penserà la gente. Ho decisamente qualcosa di più importante a cui pensare. Me stessa. Anche il prossimo monologo parla di una storia di liberazione. La liberazione dal burqa della taglia 38. Guarire dall'anoressia. Salve, mi chiamo Kate e facevo la modella per un noto marchio di lingerie. C'è un momento dell'anno molto complicato per me, perché è il momento in cui le modelle iniziano a mangiare sempre meno ed allenarsi duramente. È stato il momento peggiore della mia vita. Credevo di essere forte perché comandavo il mio corpo, ma non era così. Vi assicuro che soffrire la fame è una cosa terribile. Sacrificarsi, privarsi, per che cosa? Per il dolce uno scheletro che si fila in passerella. Ma perché? Un giorno una dottoressa mi ha visitato e mi ha assicurato che se non avessi messo qualche chilo, il mio organismo non avrebbe retto. Quel giorno ho deciso di licenziarmi. Spesso ripenso a quando ero in dipendenza dell'azienda e mi sento ancora a disagio perché sapere di essermi lasciata a morire di fame in un modo così drastico, non lo so. E capivo che col passare del tempo anche la società mi puniva per il mio dimagrimento e per il mio ingrassamento. E anche io mi punivo con i miei lunghi digiuni e con le mie grandi abbuffate dopo le sfilate. La prigione della Taglia 38 è il burqa delle donne occidentali. Non ce ne rendiamo conto, ma in Occidente nascondono la donna dietro al burqa e in Oriente dietro l'estrema magrezza. Adesso però sto bene. Sto bene perché sono nella mia forma naturale e ho spezzato questo meccanismo malato. Ed è il momento che tutte le donne si sentano pronte a parlare per eliminare questi standard di bellezza che stanno rovinando la vita di tanti adolescenti. Io credo che siamo tutti unici e irripetibili a modo nostro. E credo che per essere belli basta solo avere un sogno da realizzare. Quindi vi dico che noi abbiamo una vita. Scegliete bene chi volete essere e la vita vi stringerà forte. A questo punto, sempre più in salita, questo monologo dice chiaramente che è la donna che deve spezzare la catena di violenza. Subito! Vogliamo solo rispetto. In Italia in media ogni 2-3 giorni un uomo uccide una donna, compagna, figlia, amante, sorella, ex, magari in famiglia, perché non è che la famiglia sia sempre per forza quel luogo magico in cui tutto è amore. La uccide perché la considera una sua proprietà, perché non concepisce che una donna appartenga a se stessa, sia libera di vivere come vuole lei e persino di innamorarsi di un altro. È noi che siamo ingenui e spesso scambiamo tutto per amore, ma l'amore con la violenza e le botte non c'entrano un tubo. L'amore con gli schiaffi e i pugni c'entra come la libertà con la prigione. Noi a Torino che risentiamo della nobiltà reale diciamo che è come passare dal risotto alla merda. Un uomo che ci mina non ci ama, mettiamocela in testa, serviamolo nell'hard disk, vogliamo credere che ci ami?
bene, allora ci ama male. Non è questo l'amore. Un uomo che ci picchia uno stronzo sempre, dobbiamo capirlo subito, al primo schiaffo, perché tanto arriverà anche un secondo, poi un terzo e un quarto. L'amore rende felici e riempie il cuore. Non rompe costole e non lascia lividi sulla faccia. Pensiamo mica di avere sette vite come gatti. No, ne abbiamo una sola, non buttiamola via. Infine passiamo al linguaggio, perché anche le parole possono essere sessiste. C'è più un piccolo elenco di parole preziose. È impressionante vedere come nella nostra lingua alcuni termini, che hanno un loro legittimo significato, se declinati al femminile assumono immediatamente un altro senso. Diventano un luogo comune, un po' equivoco, che a guardar bene è sempre lo stesso. Vi faccio qualche esempio. Un cortigiano, un uomo che vive a corte. Una cortigiana. Ma la femmina! Un professionista, un uomo pratico nel suo lavoro. Una professionista. Ma la femmina! Un uomo di strada, un uomo del popolo. Una donna di strada. Ma la femmina! Un uomo facile, un uomo senza pretese. Una donna facile. Ma la femmina! Un uomo disponibile, un uomo gentile e premuroso. Una donna disponibile. Ma la femmina! Un uomo con un passato, un uomo che ha vissuto una vita, non del tutto onesta, ma degna di essere raccontata. Una donna con un passato. Ma la femmina! Un cane, un amico fedele. Una cagna. Ma la femmina! Uno squillo, il rumore del telefono. Uno squillo. Ma la femmina! Un uomo da poco, un miserabile da compiatire. Una donna da poco. Ma la femmina! Un uomo di mondo, un gran signore. Una donna di mondo. Ma la femmina! Un buon uomo, un uomo onesto, probo. Una buona donna. Ma la femmina! Un gatto morto, una nuova immagine, un uomo figura rappresentativa di un'azienda, una donna immagine. Ma la femmina! Un gatto morto, un felino deceduto, una gatta morta. Ma la femmina! Un amichetto, un piccolo amico con cui giocare, un'amichetta. Ma la femmina! Uno zoccolo, una calzatura di campagna, una zoccola. Ma la femmina! Per fortuna sono soltanto parole, ma se le parole fossero la traduzione dei nostri pensieri, allora sarebbe grave. Laddove vi è un grave errore di vocabolario, è difficile che non vi sia un grave errore di pensiero. Allora sarebbe un incubo, sin da bambini. All'asilo il bambino potrebbe maturare l'idea che le bambine fossero meno importanti di lui. Da ragazza potrebbe pensare che le ragazze in qualche modo siano di sua proprietà. E da adulto, ed è solo un'ipotesi, potrebbe pensare che sia giusto che le sue colleghe sul lavoro vengano pagate meno. Allora non gli sembra neppure grave deriderle, toccarle, offenderle, palpeggiarle, come si fa con la frutta fresca o con le mucche da latte. Allora diventerebbe pericoloso. Per fortuna sono soltanto parole, ma se le parole fossero la traduzione dei nostri pensieri, allora ci ritroveremo ad ascoltare frasi chiare dell'incredibile. Frasi come... Brava, siamo donne le palle! Chissà cosa abbiamo fatto per lavorare! Dovresti essere contenta se ti guardano! Per fortuna sono soltanto parole ed è un sollievo. Allora, innanzitutto desidero ringraziare tutti i membri della consulta per avermi invitata e voluta. Per me è un onore essere qui. Mi presento, mi chiamo Chiara, ho 26 anni e oltre ad essere una specializzanda in scienze della nutrizione umana al Policlinico della Federico II, sono un educatore sportivo del Centro Sportivo Italiano, che è un ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI. Ed io in particolare mi occupo di attività motoria e educazione motoria della fascia d'età che va dai 3 ai 16-17 anni. E, potrei stare qui a dirvi tantissime cose sugli stereotipi di genere, ma avendo pochi anni in più a voi, preferisco raccontarvi la mia esperienza. Da giovane donna di 26 anni che per la prima volta si affaccia al mondo del lavoro e purtroppo o per fortuna
è costretta ad interfacciarsi con persone di ogni genere. Tutto parte il giorno della mia laurea, quando a una festa organizzata con i miei parenti, una mia zia un po' anzianotta mi prese per un braccio, si avvicinò e mi disse: «Brava zia, ti sei laureata e mo ti trovano un buon uaglione. Ti devi trovare un bravo ragazzo. Beh, molti di voi non vedranno nulla di strano in questa affermazione. Invece a me fece riflettere parecchio, innanzitutto perché ovviamente nessuna di noi vorrebbe trovare un cattivo ragazzo. E poi mi fece riflettere quel te trova, ti devi trovare. Quello che capì in quel momento fu che la povera zia non era altro che lo specchio di una società antiquata e retrograda. Una società in cui essere arrivati al giorno della laurea senza avere a fianco un uomo, un ragazzo con cui condividere questo momento era assurdo. Una società in cui se a 26 anni non hai ancora un fidanzato, te le trovavi. Come se poi ragazze, parlandoci chiaro, fosse facile oggi trovare un fidanzato. Come quando presi la patente e mia nonna mi disse, io andai da mia nonna e dissi: «Nonna, ho preso la patente, adesso devo fare un po' di pratica». E mia nonna mi rispose: «Ok, trovati un ragazzo e fai fare scuola guida». O come quando mi trucco, mi sistemo allo specchio, mi guardo, mi sorrido, mi piaccio anche se non c'è un lui ad aspettarmi. E vedo lei, mia nonna, che mi osserva dalla porta, quasi come se stesse osservando il compersi di un omicidio. Lei che non era mai stata abituata a poterlo fare, quindi a potersi preparare, senza dover compiacere qualcuno che l'aspettasse fuori la porta. Mai stata abituata ad amarsi, mai abituata a bastarsi. E sono questi i momenti in cui capisco come sia estremamente difficile per noi giovani donne degli anni 80, 90, 2000 vivere la nostra femminilità, il nostro essere donne. Non solo dobbiamo combattere ogni giorno con l'altro sesso, e il che già è estremamente complicato, ma anche contro una società che purtroppo si riempie di belle parole, ma nella pratica si mantiene ancora molto fissa agli schemi delle nostre nonne. È a dir poco sfiancante dover sopportare, dover sfidare gli occhi, le parole e i bisbigli di chi ci giudica ogni volta che ci svegliamo la mattina e magari quel giorno ci sentiamo strafighe, decidiamo di mettere quel pantalone più aderente che faccia intravedere un po' le nostre forme ottenute grazie al lavoro, lavoro in palestra, a 10.000 squat che facciamo in palestra, e vogliamo farlo vedere. Lo facciamo e osserviamo da lontano quella vecchietta che ci guarda dal balcone, come se tutto il mondo fosse un grande paese di provincia. Ci vuole fermezza nel costruirsi una carriera e dover dar conto per non avere un compagno e dei figli da cui tornare la sera. Io lavoro come specializzanda al policlinico. Ogni giorno vedo donne che vengono da me, dai miei tutor, dai miei professori, dai dottori, e dicono di voler dimagrire per qualcuno, per piacere a qualcuno. Ecco, il mio obiettivo da nutrizionista, da sportiva, ma soprattutto da donna, giovane, indipendente, è quello di insegnare e di trasmettere a tutte le ragazze, quindi mi riferisco soprattutto a voi, io ho una sorella della vostra età, che noi siamo, possiamo, dobbiamo essere
potenti, libere, forti, belle, esclusivamente per noi stesse. Per deformazione professionale, curo la mia alimentazione, vado in palestra. Per me, per sentirmi bene con il mio corpo, per guardarmi allo specchio e dire oggi sono proprio bella. Guardatevi negli occhi, sorridetevi e ditevi almeno una volta al giorno io mi amo. Altrimenti le prime a commettere una violenza su voi stessi sarete voi senza accorgervene. E infine, una preghiera. Non vi accontentate. Non vi accontentate di un amore mediocre, di un amore che non sia fatto su misura, con un vestito perfetto per voi, di un amore che non vi faccia sentire veramente, veramente amate, solo perché la società vuole vederci obbligatoriamente mogli e mamme devote. Altrimenti non siamo abbastanza donne. Puntate in alto, con il lavoro, con la carriera, con la vostra salute e con l'amore. Vi prego, non scegliete di vivere una vita mediocre. Guardatevi allo specchio, e io non finirò mai di dirlo. Guardatevi allo specchio e ditevi io sono abbastanza, io mi basto. Perché se c'è una persona che sarà con voi per sempre, che vi aiuterà a tirarvi fuori da tutti i casini che farete, che vi amerà sempre per quello che siete, con cui vi troverete a fare sempre i conti nel bene e nel male. Una persona che è in sé un concentrato di insicurezza, testardaggine, vulnerabilità, permalosità, gelosia, ma anche intelligenza, bellezza e con tante stupende imperfezioni che la rendono tale, quella persona non siete unicamente e splendidamente che voi. Grazie Chiara, siamo assolutamente convinte di quello che tu dici. Allora Rachele vide che non poteva partorire figli a Giacobbe, perciò gli disse: dammi dei figli, altrimenti muoio. Giacobbe rispose: tengo io forse il posto di Dio che ti ha negato il frutto del grembo? Allora ella disse: ecco la mia serva, Billa, entra in lei e lei partorirà sulle mie ginocchia, così anch'io potrò avere figli per suo mezzo. Dal racconto dell'ancella di Margaret Atwood. Un mondo devastato dalle radiazioni atomiche, uno stato totalitario, un futuro terrificante dove le donne hanno perso ogni diritto. Le ancelle sono le uniche ancora in grado di procreare. Il loro corpo serve al potere per garantire la discendenza alla classe dominante. Non hanno più neanche il nome di Fred, la donna che appartiene a Fred è una di esse, ma neppure lo stato più repressivo può annientare i desideri e la volontà più profondi. Noi, alunni del liceo Mazzini, abbiamo scelto questo testo perché quello che l'ancella racconta serve un tempo di là da venire, mentre arriva con forza il presente. Sono un'ancella adesso. Non c'è vento, guardo le tende bianche come benda di garza che pendono esanimi. Una luce lieve entra nella stanza, forse fuori c'è la luna. Vorrei solo essere abbracciata, chiamata per nome, il mio nome di un tempo. Lavoravo in biblioteca, verso le 2 dopo colazione il direttore era entrato nella stanza. Sembrava sconvolto, era spettinato, gli occhi rossi e fissi nel vuoto. Mi dispiace, devo mandarvi via tutte. Siamo licenziate, lei non può fare una cosa così grave senza un motivo. Vedo che non capite, andate adesso, altrimenti verranno qui. Fuori vidi due uomini in divisa con dei mitra, troppo, troppo teatrale per essere vero. Tornai a casa, sconvolta. Luke mi aveva stretto tra le braccia. Ce ne andremo, disse. Per giorni organizzammo la fuga. Sembrava l'unica soluzione. La sera, prima di lasciare casa, eravamo molto tristi. Come potevamo sapere che invece eravamo felici? Perfino allora avevamo ancora la possibilità di un abbraccio.
Tutto poi era stato inutile. Erano pronti, ci aspettavano. Il momento del tradimento è il peggiore, il momento in cui sai senza alcun dubbio che sei stato tradito, che qualche altro essere umano ti ha augurato un male così grande. Sono una profuga del passato e come altri profughi ricordo usanze e abitudini di vita che ho lasciato alle spalle. Tutto è così strano, piango su questa sedia, le lacrime sgorgano come acqua da una spugna. Mi dispiace che ci sia tanto dolore in questa storia, ma non c'è nulla che possa fare per cambiarla. Ma un uomo migliore c'è che aiuta di Fred. Forse fu lei una di quelle ancelle fuggite, non lo sappiamo. Possiamo solo dedurre quali furono le ragioni che indussero quell'uomo a organizzare la fuga. È probabile che lui abbia ritenuto di correre qualche rischio, avrebbe potuto eliminarla, ucciderla. Certo, sarebbe stata la decisione più saggia per lui. Così facendo, invece, aiutandola, può darsi che abbia causato lui stesso la propria rovina. Anche questo non si saprà mai, ma una cosa è certa. Il cuore umano rimane un fattore non trascurabile, come sappiamo, e questa forse è l'unica speranza. Rispetto alla scaletta, professoressa Tunda dell'Università di Fisciano, attivissima parte dell'OGERVO, dell'Osservatorio degli Studi di Genere, insomma la conosciamo bene ed è ben conosciuta e amata da tutte voi. E contributo al progetto sui disturbi. Grazie mille, intanto vi ringrazio per avermi anticipato nella relazione perché ho un po' di problemi all'università, tra l'altro mi duole dirlo ma sono un po' triste perché il nostro collega è venuto a mancare ieri all'improvviso, quindi Claudio Marra non so, non c'è stato mai modo di incontrarlo, quindi sono abbastanza orientata a pensare quello che sta accadendo nella mia università, ma ci tenevo tantissimo a stare qua stamattina. Difatti ero titubante, ma poi ho detto devo andare perché forse anche Claudio sarebbe stato contento che continuassimo nel percorso. Sono contenta perché intanto ragionavo su quello che stava accadendo stamattina. Ringrazio ovviamente tutta la consulta, le care amiche, ormai mi chiamo amiche perché ci incontriamo sempre più spesso, ma volevo ringraziare oltre all'assessora, alla consigliera Laia, tutti questi studenti numerosi ma che sono stati bravissimi, devo fare veramente i complimenti a loro ma anche agli insegnanti, tra l'altro non solo per i contenuti che probabilmente hanno messo insieme con i propri docenti ma anche per la performance che hanno avuto. Alcuni sono proprio bravi anche nella modalità espressiva, per cui questo ci fa molto piacere. Però è interessante anche sapere, mi hanno già anticipato che io mi occupo del progetto che è quello più legato agli studenti universitari, non a caso quindi quello a no agli stereotipi di genere contro la violenza. Però ci tengo a dire che i due progetti, educare ai sentimenti e non agli stereotipi di genere, sono due progetti che vanno insieme e che non solo vanno insieme, ma ci prospettano in un'ottica che vede il problema della violenza, il fenomeno della violenza in due direzioni. Quello che è orientato sicuramente al sostegno, per cui è stato molto importante e decisivo cominciare con la firma del protocollo, perché abbiamo bisogno di sostegno e anche di azioni concrete, ma è vero pure che c'è bisogno dall'altro lato di cominciare a cambiare qualcosa. E quello che con la consulta stiamo provando a fare, dico stiamo perché ormai mi sento parte del gruppo di lavoro, è di cominciare a lavorare sulla prevenzione. Quindi questi due progetti vanno in questa direzione. Si diceva del progetto del vincitore del concorso di video, siamo rimasti tutti un po' esterrefatti da quello che è venuto fuori, perché con ragazzi dell'università ci si aspettava di avere un percorso più avanzato rispetto a quello che è l'idea dello stereotipo e dei pregiudizi. Questo però ci fa riflettere, non è una sconfitta, ma ci fa riflettere su quello che accade e su quanto a maggior ragione noi dobbiamo lavorare su quella che è la prevenzione e l'educazione. Quindi a maggior ragione è importante insistere sulle scuole che sono quelle di ordine grado inferiori all'università.
Sono stati bravi e dico questo, mi è servito molto, devo dire che alcune volte mi ho avuto dei brividi, perché ripeto, sono stati molto bravi a trasmettere anche le emozioni, no? Qualcuno in particolare di meno io, ma lei è anche una competenza personale, ma i brividi si trasmettevano e credo che questo brivido che io, e credo come qualcun altro a questo tavolo ha sentito, pur essendo da sempre, da molto tempo, a confronto con questi argomenti, quindi lavorando in questo ambito, nonostante tutto ho sentito i brividi, questo mi fa pensare che i ragazzi in prima persona mi hanno sentito ancora di più. Questo fa piacere perché, ne parlo da sociologa, il metodo introspettivo è fondamentale perché l'esperienza del Rebis, come ci insegnava il famoso sociologo, è importante perché significa avere esperire quello che anche un'emozione, il teatro sociale lavora su questo, no? Sull'idea di poter esperire un'emozione, ma anche un dolore, qualsiasi altra emozione, sentimento, come noi lo abbiamo chiamato nel progetto, significa poi poter anche reagire rispetto a quello che noi siamo molto spesso di fronte nella società. Mi piaceva l'intervento di Chiara quando diceva, raccontava la sua storia. Credo che ogni donna abbia una storia da raccontare, piccola, grande, ma una storia di difficoltà, anche di dover prendere in prima persona le proprie forze, però mi faceva anche ragionare su un'altra dinamica. Io non voglio entrare nell'ambito dei colleghi psicologi perché meglio di me lo sanno fare, io sono una sociologa per cui l'ambito è un po' diverso, ma sicuramente che va e si intreccia con il vostro, per questo lavoriamo spesso insieme anche con i colleghi all'Università di Salerno. Ma l'ambito però, quando raccontava della nonna, mi faceva venire in mente la mia nonna, che era molto diversa. La mia nonna era una donna, era una commerciante, quindi era molto più attiva come donna, perché non si sentiva donna, si sentiva commerciante. Quindi da commerciante ragionava come un uomo. E ragionava ovviamente perché questo ci mette di fronte ad una dinamica diversa nella società, nella struttura societaria. Siamo donne in certi contesti, poi se svolgiamo ruoli da uomini non siamo più percepite come donne al 100%. Per cui faccio questo esempio perché me l'ha fatto ricordare lei. La mia nonna, quando ragionava con noi figlie, nipoti, femmine, non ragionava da donna, ma ragionava da commerciante. Per cui ti diceva, tu devi fare questa cosa perché la puoi fare. Non si poneva il problema di dire devi trovare un marito, anzi ti faccio fare una risata, la faccio fare a tutti. Quando io mi dovevo sposare, mia nonna mi ha detto, ma che ti serve? Quindi vedi, allora, perché faccio questo esempio? Che fa anche sorridere, però mette in evidenza che spesso, lo dico da sociologa, che è la relazione sociale, la struttura anche familiare entro cui noi viviamo, e quella societaria in particolare, ma la scuola, tutte le istituzioni, che ci danno e ci sostengono in una visione del mondo e in una visione di quella che è una percezione di quello che è il ruolo anche delle donne. Le donne purtroppo non possono, hanno bisogno sì, di tanta forza, poi ce lo diranno gli psicologi meglio di me, lo diranno meglio di me, ma è vero pure che noi viviamo in un contesto societario dove le relazioni sono necessarie, ma noi siamo dentro queste relazioni, per cui non possiamo non tener conto di quello che accade attorno. Quindi la forza va bene assolutamente, però dovremmo cominciare, come stiamo cercando di fare con questi progetti, a cambiare le dinamiche che si intessono nella società in cui viviamo, perché come spesso lo si dice, anche se sembra banale le parole, diceva qualche ragazzo, non sono segnato, sono solo parole. No, non sono solo parole, le parole fanno male, le parole toccano, cioè Foucault diceva le parole sono le cose, le parole sono l'espressione di quello poi che è già elemento della società, per cui noi impariamo ad usare intanto le parole, a dare il giusto significato alle parole, ma quello che dobbiamo intanto rispetto a quello poi che ci siamo detti, e cominciare a ragionare su quali sono le dinamiche, non è un problema delle donne ma è un problema della società, per cui è un problema anche dei gruppi, dei ragazzi. Quindi questi progetti intanto hanno, secondo me, visto che ci chiedeva Laura di dare anche un'idea rispetto ai progetti, a me per esempio è piaciuto molto che loro, per i ragazzi, per preparare queste performance hanno dovuto ragionare,
hanno dovuto intanto immedesimarsi, come dicevo prima, ma hanno dovuto ragionare su certi argomenti, quindi sicuramente sono stati oggetto di dibattito, hanno preso le canzoni, quindi si sono soffermati su quelle che sono le parole che spesso uno ascolta, ripete, ma non sa cosa sono. Quindi secondo me ben vero. Ovviamente abbiamo tanto da lavorare, abbiamo visto che invece col progetto con l'università, perché dobbiamo cominciare a mostrare loro che forse non si devono fermare agli stereotipi, perché sono talmente parte di noi che spesso non ci accorgiamo che stiamo parlando per come si fa, per come si dice. Quindi credo che oggi sia una giornata, un nuovo inizio, dai, cominciamo da questo per rimodulare quello, il lavoro che stiamo facendo con i colleghi, e non posso che fare gli auguri a questi ragazzi che sono stati veramente bravi. Grazie. Oggi molto meglio rispetto ai giorni passati. Allora, oggi i miei alunni purtroppo non ci sono perché abbiamo avuto un lutto improvviso, quindi siamo dovuti tornare a quarto, abbiamo lasciato i ragazzi e sono dovuta tornare da sola, ma mi fa piacere comunque essere qui con voi, perché il percorso che già dall'anno scorso facciamo insieme è servito tanto ai nostri alunni, è servito anche a me per crescere, per motivarli, per sensibilizzarli ancora su un argomento che necessita di giorno in giorno una guida. E con noi, con la consulta, gli alunni avevano preparato un piccolo monologo che li vedeva protagonisti, insomma, di una violenza domestica. Era molto bello da vedere, ma sicuramente avremo l'opportunità di riuscire a ritrovare l'occasione per manifestare, insomma, questo interesse grande. Va bene, io mi fermo perché tanto, insomma, do spazio. Ci vediamo questo. Grazie. Mi trovo anche io in questa situazione perché la nostra classe è una classe del serale e quindi gli alunni lavoravano stamattina e quindi non sono potuti intervenire. Avevano preparato questa sintesi, diciamo, del lavoro che è stato scelto l'anno scorso. Abbiamo approfittato di una mostra che era stata presentata a New York e poi a Milano, in cui c'erano gli abiti delle donne che erano state violentate. Chiaramente erano tutte abitini, tutte cose semplicissime, le alunne si sono vestite con questi abiti e i maschi hanno letto poi le didascalie che accompagnavano le fotografie della mostra. Io avevo il telefono perché loro mi hanno chiesto, ma non loro, di leggere una poesia che anche avevano scelto per accompagnare il lavoro. Ognuno di loro poi aveva con sé delle scarpette rosse a simboleggiare l'evento, e quindi il lavoro ha coinvolto molto sia i maschi sia le ragazze della classe. Noi parliamo di alunni di una certa età, per cui il coinvolgimento è stato veramente personale, cioè data l'idea loro si sono proprio scatenati nelle proprie tristi esperienze personali anche, quindi hanno partecipato molto alla preparazione, alla scelta. Appunto, questa poesia era stata trovata da una signora quarantenne che appunto si è data da fare per la ricerca di questa poesia, che voleva coronare tutto il lavoro, e quindi niente, ci faceva piacere essere presenti. La scelta, il titolo del lavoro l'hanno scelto loro dopo grandi confronti. Non è colpa dell'abito che indosso, ma nelle tue mani le mostro, perché appunto è proprio recente, stamattina ho sentito per radio che il 30% degli intervistati ha detto che è colpa dell'abito che indossano le donne, per cui la violenza è esclusivamente addossata alle donne, perché appunto siamo noi che ci mettiamo anche noi un po' più di anni e mezzo. Ma io sento, a un certo punto mi è stata violentata una signora 57enne dietro in quella piazzetta, dietro il suo rosso lavoro in casa, quindi insomma siamo tutti soggetti di non so quale interesse, perché appunto penso che
dovremmo essere ormai al sicuro, noi invece forse ci dobbiamo preoccupare anche noi. E vabbè, quindi questo è il lavoro, insomma, loro ci tenevano molto a esserci e quindi hanno lavorato nei giorni invece scorsi della settimana scorsa per essere presenti anche loro. Continueremo quest'anno, però quest'anno abbiamo coinvolto anche una classe della mattina in modo da anche avere nella scuola stessa un confronto tra più giovani e più adulti che forse potrà essere utile anche per tutto lo svolgimento di tutto il progetto. Grazie. Grazie Bianca, grazie. Siamo alla quarta B delle scienze umane del Liceo Pasquale Villari di Napoli. 25 novembre 2019, giornata internazionale contro la violenza sulle donne. La violenza di genere, come sottolinea l'antropologa Françoise Héritier, è parte integrante di quella gerarchia maschile e femminile presente in molte società e culture, che si traduce in modi di agire che svalutano il femminile e valorizzano il maschile. In breve, le società attuali sono l'estrema propaggine delle società patriarcali del passato. In Italia le conquiste femminili sono relativamente recenti. Nel 1945 le donne ottengono il diritto al voto. Nel 75 diventano uguali al marito davanti alla legge, in tema di potestà dei figli e di proprietà del patrimonio familiare. Solo nel 1981 viene abrogata la legge che attenua le pene del diritto d'onore. In diverse modalità e con diverse velocità nei diversi paesi, le donne esprimono ad oggi un desiderio di libertà, che si scontra però con l'ideologia patriarcale, che vorrebbe perpetrarne la subordinazione e l'assoggettamento fisico e psicologico. L'aggressione maschile scatta quando le donne reclamano le proprie libertà. Pertanto non si può e non si deve più sottolineare la debolezza femminile, ma aprire gli occhi su una fragilità maschile. I tanti episodi di cronaca nera testimoniano la paura di un certo numero di maschi di non essere più il sesso dominante e la loro difficoltà di instaurare un rapporto paritario. E tante, purtroppo, sono ancora ad oggi le donne che continuano a morire per mano di un uomo. 21 novembre 2010, Terracina, Emiliana Femiano, 25 anni, uccisa da 20 coltellate dal fidanzato Celone. 31 ottobre 2012, Bracciano, Federica Mangiapego, 16 anni, muore affogata dal fidanzato perché aveva manifestato intenzione di lasciarlo. 8 settembre 2017, Napoli, Alessandra Madonna, 24 anni, travolta dal SUV del ragazzo che aveva lasciato. 25 agosto 2018, Piacenza, Elisa Pomarelli, 45 anni, morta strangolata dal marito perché si sentiva offeso dalle sue delusioni. 13 settembre 2018, Santa Maria di Leuca, Noemi Durini, 16 anni, morta a pietrate per un banale litigio col fidanzato. 7 marzo 2019, Napoli, Alessandra Immacolata Mussara, 23 anni, picchiata a morte per gelosia dal fidanzato. Ti meriti un amore che ti faccia sentire sicura, in grado di mangiarsi il mondo quando sta vicino a te, che senta che i tuoi abbracci sono perfetti per la sua pelle. Ti meriti un amore che ti ascolti quando piangi, che ti appoggi quando fai la ridicola, che ti accompagni nel tuo volo e non abbia paura di cadere. Frida Kahlo. Con te forse, perché sei una persona stimolante, io non sono una persona che si tiene, però è altrettanto vero che ci siamo trovati sempre dalla stessa parte sullo stesso tema, ed è quello che ci fa rincontrare oggi, sempre dalla stessa parte, sempre sullo stesso tema. Non è oggi che noi parliamo di questo tema della violenza di genere, di questo tema dell'educazione dei sentimenti, della forza che le donne si devono riprendere, di questa fragilità che però mi sconvolge, perché benché siano fragili la smettessero di trasformare questa fragilità in violenza e distruzione, questi maschi, no? È un tema che già all'inizio del Novecento, voi avete portato Case di bambole è un testo meraviglioso. Nel testo sembra che lei si vuole liberare, lei ha salvato il marito da una tragedia, perché il marito stava fallendo. Quindi la bambola di nascosto, continuando a fare la bambola, si era presa la responsabilità di tutta la famiglia facendo finta che tutto fosse perfetto. Questa è Casa di Bambole
di Ibsen, ma così come il tema del quello l'ha ucciso, ma poverino, è un fermo mentale, è un tema che nell'uomo senza qualità del Musil viene proprio, è proprio chiaro, ma quale senza, ma non ci sta, è successo il fatto, quindi come tale la fragilità ce ne prendiamo cura prima, nel frattempo il fatto è successo, quindi questo tema del maschile su cui bisogna lavorare è probabilmente un tema fortissimo. Ma anche chiudo parentesi, dove si trovano questi maschi? Questo anche è un altro dato complicato, cioè è molto difficile incontrare uomini, adulti, ragazzi, già gli universitari, con cui poter lavorare su questo tema. E allora noi ci siamo rifugiati su quelli che devono incontrarci per forza, cioè gli studenti delle scuole superiori. Perché non quelli delle scuole inferiori? La verità, si può lavorare su tutti su questo tema, ma quando il ragazzo esce dal nido e si va a confrontare con la ragazza che lo lascia, con la ragazza che vuole ballare, con la ragazza a cui deve dire o dare o fare delle cose, ebbene, questo momento succede nella scuola superiore ed è il motivo per cui ci siamo confrontati con i ragazzi delle scuole superiori. Abbiamo avuto una bella notizia che ognuno la leggesse come vuole. La bella notizia è che il 24% dei ragazzi e ragazze dichiara che dipende lo stupro da come si vestono le donne. È una bellissima notizia perché nel 1985 la stessa domanda fatta a 3.000 ragazzi di due differenti scuole superiori nella sua totalità diede un risultato del 65%. Quindi, benché il numero mi terrorizza, perché io dico, ma che ho lavorato a fare, poi a un certo punto mi sono ricordato, ma quello era un 65%, ora sono 35%, dobbiamo arrivare a zero, mi accontento di 10, però siamo sulla buona strada. Ma in realtà il tema è proprio questo, è proprio quello di lavorare in questa direzione, di abbassare questa opinione, questa immaginazione per cui tutto è possibile e... Ed era un'osservazione che facevo con dei ragazzi di terza superiore a Fuorigrotta in ragioneria che stava lì al sesto, mi pare che si chiamasse, e dicevo, ma secondo voi una ragazza o una donna si vestono bene, si mettono carine per pigliare mazzate? Vi sembra pensabile una cosa del genere? Non vi risulta che l'aggressione, lo stupro è qualcosa che riguarda indipendentemente dall'età la donna di 80 anni come la ragazzina di 8? Perché i dati sono questi, quindi è come se noi dobbiamo uscire, però sappiate che a Rione Alto è apparso il movimento del partito della gentilezza, il quale vuole chiudere le donne in casa e difendere il ruolo dei fratelli nelle mura domestiche. L'altro ieri l'ho visto, ho avuto un momento di gravissimo sconforto. Va bene, adesso che cosa possiamo fare? Lavorare e non perdere mai coraggio e passare testimone. Infatti il mio intervento è mezzo, perché l'altro mezzo lo farà la mia testimone, cioè lo farai tu l'altro mezzo intervento. Ed è un intervento di Tina Volpicelli, che lavora con me da 25 anni su questo tema, e con i ragazzi, quindi continua a lavorare con i ragazzi in tutte le scuole dove questo è possibile, che ci farà compagnia in questo progetto legato ai sentimenti. Perché noi vorrei fare quel passaggio, no? Vorrei anche mostrarvi che ci sono dei progetti che vanno avanti, che l'ASL di fatto poi li fa, o qualcuno dentro l'ASL li fa, li ha fatti e li continuerà a fare. Ed è credo che anche sia importante per i ragazzi vedere chi queste cose farà. Io devo dire immediatamente che l'eredità che ci prendiamo da questo incontro di oggi è importante. Noi sappiamo di avere a che fare con insegnanti che hanno le idee chiare. Questo per noi è una cosa molto utile e molto importante. Noi non possiamo fare a meno di questo tipo di lavoro con gli insegnanti, perché senza di loro noi non facciamo niente. Anche perché il percorso comincia adesso, ma in tutte le sedi dove questo può continuare, deve continuare. E non è un discorso su che cosa deve sapere un ragazzo o che cosa deve sapere una ragazza, è un lavoro sul cambiamento dei pensieri. In pedagogia si dice, no, bisogna prima smontare le conoscenze per poi rimontare quelle nuove. È esattamente il lavoro che noi dobbiamo fare. Quindi è come se fosse un lavoro che non smette, non deve smettere, deve passare, deve continuare il percorso e deve passare andando a beccare quali sono gli elementi di
autorizzazione che vengono date ai maschi e quali livelli di complicità che passano nelle famiglie e nel femminile contro il tema della, sul tema del non valore della donna, che invece, guarda un po', è l'oggetto che ha maggior valore e la gestione di tutto quello che è la nostra vita. Quindi è come se ci fosse un paradosso mostruoso: amiamo le donne, sono le nostre madri, sono le nostre compagne, sono le persone che non possiamo fare meno, e poi sono gli oggetti da denigrare, come nel testo della Cortellesi che poco fa abbiamo sentito, è venuto fuori. Questo paradosso francamente mi sconvolge, e vorrei dare a Tina Provicelli questo spazio per dire un poco le cose che noi abbiamo già fatto, cioè un po' come voi ci avete dato le cose che voi avete fatto e state facendo, non che noi, vi vogliamo dare un pezzettino di Tina, vi vogliamo dare un po' di quello che noi stiamo facendo e che vogliamo continuare a fare con voi in questa direzione. Bello. Forse il microfono non è necessario. Buongiorno a tutti, io sono Tina Volpicelli, sono operatrice della materno infantile, okay? Del materno infantile e lavoro con voi ragazzi da un tempo ormai, non so neanche io, perso il tempo. Sì, infatti. E vabbè, non voglio mettermi a spiegare insomma i dettagli. Io penso che voi ragazzi abbiate tanto bisogno di avere uno spazio. Noi il nostro spazio dedicato a voi adolescenti nei consultori è stato chiamato spazio adolescenti. Forse nessuno di voi ne ha mai sentito parlare, perché purtroppo diciamo con molta fatica stiamo cercando di tenerlo aperto, questo spazio adolescenti. Chi di voi ha mai sentito parlare di spazio adolescenti? Nessuno. E infatti questo purtroppo è un'amara constatazione, un'amara verità, perché il lavoro che noi operatori del consultorio abbiamo sempre fatto da tanti anni, che era questo spazio metaforico ma anche proprio concreto rivolto a voi, dove voi vi potevate sentire a vostro agio e potevate esprimervi liberamente, purtroppo si sta restringendo sempre di più per motivi, insomma, vari motivi che qua non stiamo ad affrontare e che non dovrebbero riguardarvi, perché anzi voi dovreste avere questa assicurato insomma questo diritto ad avere uno spazio. Purtroppo insomma, diciamo, si sta sottigliando sempre di più. Lo spazio adolescenti è uno spazio dedicato a voi ragazzi, nel quale voi dovreste e vi siete, parlo per i vostri compagni che io ho incontrato, i centinaia di ragazzi che ho incontrato, in cui trovarsi bene. Perché vuol dire trovarsi bene per un ragazzo? Vuol dire essere accolto, vuol dire essere ascoltato, vuol dire avere la possibilità di potersi esprimere su vari stimoli che noi operatori magari sottoponiamo e che quindi possono determinare proprio la possibilità di, come dire, di diventare visibili, di diventare una persona che viene ascoltata, che viene vista, che viene considerata. E questo chiaramente è una cosa che magari per gli adolescenti non è facile, insomma, conquistarsi. Forse già in famiglia è difficile, è più difficile a scuola, è difficile in generale in questa società sempre oppressa, diciamo, da una presenza adulta troppo prepotente, che dimentica spesso che il mondo è vostro. E quindi praticamente si parte da questo spazio che vi viene dato, in cui magari ognuno si può esprimere, il proprio pensiero, chiaramente stimolato insomma da un incipit che può essere qualche cosa che chiaramente interessa a voi. E qual è il linguaggio che voi preferite? Essenzialmente può essere una canzone, possono essere dei film, possono essere qualsiasi cosa che può indurre voi a pensare e a stimolarvi. E poi
tutto quello che viene fuori da questi incontri può essere poi, diciamo, può prendere corpo attraverso un linguaggio creativo che vi può sentire, che potete sentire particolarmente vicini, che potete sentire particolarmente congeniale, e quindi nascono i testi delle canzoni scritte da ragazzi come voi, partendo magari da una base rap, adesso è trap, prima era rap, però diciamo insomma comunque una musica a voi vicina, e quindi la vostra creatività stimolata adeguatamente può quindi prendere corpo attraverso un testo di una canzone, attraverso un testo di una poesia, attraverso un gesto o una serie di gesti che possono esprimere quello che voi pensate, e quindi insieme diciamo abbiamo fatto un sacco di cose interessanti, sono venute fuori delle piccole performance anche che poi sono state anche esibite, che hanno avuto uno spazio di visibilità per il resto della scuola, insomma se vi viene lasciato spazio, è uno spazio giusto, guidato come è giusto che sia da un adulto diciamo, che sa entrare in contatto con voi, possono venire fuori un sacco di cose interessanti, e questo è quello che noi speriamo insomma di poter realizzare con questi incontri, specificamente con questo, diciamo, con questo argomento, con questo incipit così importante, e che però insomma deve essere anche saputo gestire secondo quelli che sono proprio il vostro modo di pensare, il vostro modo soprattutto di esprimere, e quindi noi siamo disponibili ad aprire queste porte. Grazie a voi per la disponibilità. Gli appuntamenti alle scuole dove devi andare subito, perché tra poco finisce anche l'anno scolastico. Ci vedremo presto, stiamo lavorando per voi. Grazie. No, ci vedremo presto, diamo gli appuntamenti così le professoresse possono anche inserire. Sto terminando la domanda dell'Università Partenope. Mi occupo di scienze motorie sportive e collaboro con un'associazione che forse qualcuno di voi avrà sentito nominare, che è l'associazione Arthur, che è stata fondata recentemente dalla professoressa Maria Luisa Iavarone, che avrebbe voluto tantissimo essere qui oggi, era impegnata anche lei di ancora in altre attività. E quindi io, in qualità di collaboratore semplice, diciamo così, della professoressa Iavarone, un po' la sostengo un po' quelle che sono le iniziative che noi facciamo, e partecipo a queste iniziative per il quale questo invito per me è molto importante, è molto importante anche in qualità di uomo. Devo dire la verità che come psicologo e come uomo le cose che ho visto rappresentate da questi ragazzi, mi avrebbe fatto piacere fare i complimenti a ciascuno di loro uno per uno, perché mi hanno toccato moltissimo. Mi hanno toccato e mi hanno fatto riflettere, mi hanno fatto ragionare su quanto noi stiamo facendo, cosa stiamo portando avanti. Quando noi parliamo di femminicidio, quando noi parliamo di violenza sulle donne, e quando dico noi lo dico da istituzione università, dobbiamo fare i conti con il fallimento. È tardi. La donna deve denunciare, ma io istituzione sono arrivato tardi, perché io dovevo educare, dovevo formare, perdonate l'emozione, ma dire queste cose veramente mi prende tantissimo. Dovevo formare prima, dovevo fare qualcosa prima. Sono in ritardo. E nel mio essere in ritardo io devo correre a formare i formatori, quelli che educheranno i ragazzi domani, quelli che si occuperanno di questi ragazzi da bambini, da piccolissimi, perché se qualcosa mi hanno insegnato i video che abbiamo visto, è stata una cosa che mi ha colpito tantissimo. Il video che ha avuto più like è un video che, come dire, ci ha colpito un po' tutti. Ok, tanto è vero che ne abbiamo parlato così tanto che quasi quasi, diciamo, si lo abbiamo pubblicizzato.
è la cosa che mi colpì, perché in realtà in quel video c'è un messaggio che forse neanche chi l'ha prodotto voleva mandare, e cioè che noi dobbiamo partire dalle cose più banali. Il video che ha preso più vibes, che non abbiamo avuto troppo che dire. Quello che l'elemento che diciamo si diventa importante è ragionare sulle piccole cose, le cose banali, quelle per le quali noi non ci portiamo neanche a guardare. Cioè, quando ad un certo punto un uomo si rivolge ad una donna e gli dice alzati, tu non capisci niente, già quello è la prima grande violenza a cui noi assistiamo, è il primo segnale di un rischio. E quel rischio è ancora peggiore, perché quello stat sit spesso è detto davanti ad un bambino che recepisce quel messaggio e dice tanto mamma non capisce niente. E ancora quella stessa madre che dice parlane con tuo padre, perché tanto è demandato a lui l'onere di essere severo, di essere responsabile. E in quante famiglie questo accade? E noi dobbiamo lavorare con queste famiglie. Come università e come associazione Arthur, noi abbiamo attivato un percorso che appunto è quello di formare gli educatori, o attraverso un master, che è un master per educatori sportivi contro il rischio. Perché questi sono rischi che noi corriamo ogni giorno. E come associazione adulti responsabili per un territorio unito contro il rischio, noi dobbiamo fare tantissimo per fare in modo tale che questo rischio non venga più corso. Ma lo dobbiamo fare come educatori, lo dobbiamo fare come psicologi, lo dobbiamo fare come sociologi, ma lo dobbiamo fare come persone adulte, quella di non voltarci dall'altra parte. E anche sulla minima cosa, la cosa più banale, più insignificante, fermarci e dirci, giovane, un po' più di rispetto quando ti rivolgi a qualcuno, anche quando non ci riguarda. Io voglio fare i complimenti ancora una volta alle classi che hanno partecipato agli altri progetti, voglio complimentarmi con tutti quelli che oggi si stanno impegnando, soprattutto i più giovani. Grazie mille. Grazie, grazie. Ma qual è il nome tuo, Ivano? Ferdinando Ivano. Cioè, due nomi. Le conclusioni al nostro artefice? È pesante, nel senso che uno ci si aspetta che le conclusioni arrivano sempre come sintesi, come un modo di avere una comprensione e quindi anche di poter agire diversamente. Io ho la sensazione che stiamo su un inizio di percorso, non un inizio appena iniziato, ma diciamo c'è ancora molta strada da percorrere. Tra l'altro, essendo l'ultimo intervento in un'aula che più o meno si sta svuotando, voglio veramente rimanere all'osso, quindi dicendo questa cosa dell'inizio, voglio dire c'è un percorso da percorrere e quindi c'è un tempo che ci dobbiamo dare per darci l'opportunità di vivere fondamentalmente questo percorso che stiamo vivendo. E nel fare questo ci dobbiamo confrontare con mille situazioni sociali, personali, familiari, nei confronti del quale è importante che veniamo, come dire, chiamati in prima persona a fare il nostro piccolo compito. E allora nel percorso, io come ASL Napoli 1, Laura voleva stigmatizzare il mio ruolo, ci teneva la presenza del direttore generale Ciro Verdoliva. Ecco, io in fondo che cosa ho fatto? In primis, visto che poi mi interesso di sociosanitario, ho cercato di dare, come dire, un quadro, una cornice a quello che andavamo a svolgere, e quindi diciamo mi sono prodigato affinché questa cosa venisse istituzionalizzata dall'ASL all'interno di un protocollo di diciamo minimo di regole che bisognava darsi per capire bene chi fa che cosa.
E questo era un primo momento, ma questo è stato un primo momento che tra l'altro, va detto anche tra di noi, mette in movimento una serie di vissuti degli operatori, delle istituzioni, dei compiti che ognuno deve andare a svolgere. E allora all'interno della istituzione ASL, per esempio, ci sono altre iniziative che si stanno iniziando a mettere in moto, e il fatto che ci sia un momento di confronto tra le istituzioni attraverso questo piccolo protocollo, ma lo voglio vedere come un inizio su cui poter poi evolvere in tante altre iniziative, può essere, ecco, importante allora che ci sia il direttore generale, perché con la sua presenza viene a ratificare il fatto che crede in questa piccola progettualità, che poi tanto piccola non è se riusciamo a portarla avanti e riusciamo a vivercela, perché più che parlare del progetto forse è importante che stiamo nel progetto, perché per stare nel progetto c'è una richiesta fondamentale, che noi siamo presenti e che noi diventiamo attori di questa presenza. E dicendo questo, quindi poi dico, in qualche modo andiamo a creare un contenitore all'interno del quale poi possiamo iniziare a confrontarci. E confrontarci tutti quanti nella nostra diversità, perché ognuno di noi è diverso, non, è inutile richiamare il diverso come con un colore della pelle diversa o con un'età diversa dalla mia, ognuno è diverso rispetto all'altro, questo è il dato veramente ineluttabile con il quale ci dobbiamo confrontare, ma se vogliamo aprirci ad un confronto, in fondo il confronto sottende un incontro, e allora nell'incontro scopriamo la nostra diversità e forse nella nostra diversità ci possiamo arricchire reciprocamente. E allora benvenga anche un duro confronto all'interno del percorso scolastico, perché ci dà lo spazio per iniziare a scoprire delle cose. E questo scoprire mi dà la possibilità di comprendere io chi sono in relazione all'altro e quanto valore posso dare e quanto ascolto posso dare all'altro. Ecco, l'ascolto è un altro degli elementi fondamentali rispetto all'impegno del lavoro che possiamo svolgere. E, allora, io ritengo che questo lavoro che si inizia a fare, e si inizia a fare nelle, come progettualità all'interno delle scuole, sia una cosa fondamentale, perché da qualche parte dobbiamo partire, no? E nella scuola mi sembra che è il giusto elemento, no? La giusta istituzione, dove tra l'altro ultimamente ho la sensazione che ci si soffre molto all'interno dell'istituzione scuola, perché ci stanno troppi cambiamenti, troppo veloci, all'interno dei quali ognuno di noi in qualche modo si sente un po' disorientato, smarrito, c'è un'accelerazione nella nostra vita che non riusciamo a tenere il passo, e allora è ancora più importante che all'interno della scuola ci si confronti su questa cosa. E a me verrebbe dire ecco, che forse all'interno del percorso scolastico andrebbe ricucito un'ora o un paio di ore, così come c'è l'ora di educazione fisica per diciamo anche riconoscere l'importanza della mia fisicità e di come debba curare il mio corpo. Ecco, forse questo lo possiamo dire poi rivolgendoci al mondo accademico, insomma, ma questo poi è un aspetto che riguarda il legislatore. Forse recuperare un'ora o due ore per poter attivare un momento di dinamica interno al gruppo classe e tra i docenti per confrontarci con questo disagio, confrontarci con questa accelerata, no, della vita che ci coinvolge tutti quanti, forse ci dà la possibilità di riflettere e vivere diversamente lo stare assieme, che forse è un punto importante. No? Io dopodomani andrò a questo incontro
che si terrà all'università, perché c'è Galimberti che fa una sua lezione. La pubblicizzo perché ci vado per comprendere, no? Allora, il mio non essere, il mio avere un titolo ma non essere, diciamo, pienamente sicuro del titolo, delle mie capacità, allora mi porta ad andare a questo incontro, perché il titolo è istruire o educare. Ma dove? All'università, a via Panzina, al Policlinico. Allora mi mette in confronto con un discorso che, di comprensione che devo evidentemente fare, e quindi non si smette mai di apprendere, di crescere, insomma, così come le nuove leve avranno un loro lungo percorso, insomma. Quindi in sintesi sono contento di questa giornata, e sono contento se questa giornata all'interno delle varie istituzioni creerà un fermento, un movimento, perché questo vuol dire che ci si arricchisce e possiamo decidere nel migliore dei modi. Ma ai giovani faccio veramente un grande augurio per il loro. Per la pazienza anche per le cose intelligenti e interessanti che abbiamo sentito, e grazie due che li abbiamo ringraziato, quelli là, Ilaria Berrelli e Carmine Lanucci, sto scherzando, se me lo ricordo benissimo, perché sono due persone senza le quali esagero, però non so nemmeno come, perché hai perso le parole. Ma se tu vai via, porti i miei occhi con te. Piccola anima, la luce dei lampioni ti accompagna a casa. Innamorata e sola, l'uomo infame non ti ha mai capito. Sai che a respirare non si fa fatica. È l'amore che ti tiene in vita. Quello che voglio io da te non sai. Se tu vai via, porti i miei occhi.